Con un dilagante punteggio di 7-3 e con il minimo sforzo, il Cerreto Sannita ha battuto il Vitu Lazio che insieme, dopo il fischio finale, si sono uniti in una esplosione di gioia incontenibile e hanno letteralmente infiammato il gremitissimo palazzetto dello sport di Cerreto Sannita, festeggiando entrambe la promozione in Serie D del campionato di calcio 5. Presente anche il sindaco della città. Che dire, una gara sentita quella del Cerreto, un po' in scioltezza quella giocata invece dal Vitu Lazio, con la promozione in tasca già da due turni, ma comunque una partita dai toni agonistici molto accesi. Un po' frastornato invece il pubblico, meno rumoroso del solito, ma alla fine i tifosi sono stati davvero in tanti ad abbracciare i protagonisti della storica impresa. La nostra Maria Cavicchia ne ha avvicinati alcuni al termine dell'incontro, per sentire le loro impressioni a caldo, compreso il sindaco Giovanni Parente. In questa giornata siamo in compagnia anche del sindaco di Cerreto. Sindaco, allora, finalmente una gran bella vittoria, un salto in C2, questo rappresenta un gran passo avanti per la società soprattutto. Sì, guardi, sono commosso veramente, non ho parole. È un risultato che la società, i ragazzi soprattutto, meritano, perché si sono impegnati, si sono distinti, perché hanno portato avanti lo sport più sano, il migliore, fatto col cuore e con la passione, per cui veramente sono orgoglioso per loro, sono orgoglioso perché è la nostra gioventù, è il nostro futuro, è il futuro della nostra collettività, della nostra Cerreto. Quindi mi lasci esternare la mia contentezza e la mia felicità. Allora, voi siete passati di diritto in C2, però vi abbiamo visto un po' spenti, un po' passivi in questa partita, come mai? Abbiamo raggiunto l'obiettivo già due settimane fa, per cui le motivazioni nello sport fanno la differenza, per cui solo qualche assenza di troppo, le motivazioni che sicuramente sono venute meno, il campionato ce l'avevamo vinto, ecco il risultato. Siete quindi pronti per il C2? Sì, siamo pronti, però ogni anno è sempre complicato per una realtà come la nostra affacciarci a questo campionato della C2. Obiettivamente il nostro patrimonio sportivo è il settore giovanile scolastico, che abbiamo 100 tesserati e 50 che si occupano anche di volley, e quindi spero che non ci lasciamo trovare impreparati. Tra l'altro noi già abbiamo disputato in passato due campionati di C2. Allora mister, finalmente abbiamo sfatato questo mito del non c'è due senza tre, finalmente il C2. Finalmente i ragazzi se lo meritavano per tutti i sacrifici che fanno, e un ringraziamento va soprattutto a loro che durante la settimana si impegnano e danno tutto per questa maglia e per questo paese. Io non ho niente da aggiungere, solo che ringraziarli per il lavoro che fanno e per la disponibilità che mi hanno dato durante tutto l'arco dell'anno. Un ringraziamento va anche ai dirigenti, al presidente e a questo splendido pubblico, che non credo che in altre piazze si trova un pubblico del genere. Grazie a tutti, adesso è il momento di festeggiare. Grazie mille e congratulazioni. In diretta quindi dal palazzetto di Cerreto è tutto. Maria Cavicchia per casertasera.it, e restituisco la linea allo studio per la sigla.